Salve a tutti e benvenuti ad una nuova puntata che la Bussola TV dedica al mondo della cultura e in particolare al cinema. Infatti posso dare il benvenuto all'attrice Denise Sardisco. Ciao Denise. Ciao Imma, grazie dell'invito. Ma grazie a te per essere qui con noi e soprattutto perché ci racconterai la tua esperienza che potrà essere d'esempio e importante per tanti giovani che vogliono fare magari il tuo stesso lavoro e sono qui ad ascoltarci. Denise Sardisco è una giovane e brillante attrice, ha origini siciliane, però ormai vive a Roma, gran parte della sua vita si svolge nella capitale. Ha studiato moltissimo, si è messa già tanto alla prova e ha partecipato anche a dei film molto importanti. Basti pensare a Martin Eden con Luca Marinelli, il film di Pietro Marcello, e poi anche hai recitato anche accanto a Figaro e Picone nel film Il Primo Natale. Poi ti abbiamo vista nel corto La Particella Fantasma, ha interpretato Maria Maiorana. Ti abbiamo vista anche a teatro, quindi insomma. Attrice a tutto tondo e tra l'altro sei anche reduce da poco di un'esperienza televisiva che ha avuto un grande successo. Dopo ne parliamo perché ti voglio fare una domanda proprio su questo. Però diciamo che hai fatto già tanta esperienza nonostante la carriera. Ovviamente tu sei giovane, quindi ha voglia di fare di continuare l'esperienza. Quindi ti volevo chiedere quanto è difficile emergere in questo mondo che è molto competitivo e non è facile, assolutamente non è semplice. E non è semplice, però è semplice pensare che bisogna crederci. Questo è quello che dico sempre, è la prima regola. Quando lasci un po' la presa anche con lo spirito, diciamo che tutto potrebbe anche rallentare. Dipende principalmente da noi e da quello che vogliamo. E poi ovviamente dalla lo studio, l'allenamento e anche aggiungerei un po' di umiltà su questo. Tu mi hai raccontato in un'altra sede che hai fatto tante, quando hai studiato, hai fatto delle esperienze di vita molto particolari. Quando hai studiato anche non solo in Italia, giusto? Sì, no, ho studiato in Italia. Ok, però mi ricordo che tu sai, parli anche lo spagnolo, quindi Ah, sì. ecco, ti sei cimentata e Sì. ti cimenti anche a provare, cioè vuoi provare anche altri ruoli, non solo in Italia. Sì, vorrei espandere la mia carriera non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Ho vissuto per un periodo in Spagna, questo sì, Sì, a questo mi e spero riferivo. un giorno, sì, spero un giorno di lavorare anche in lingua, ecco. Qual è il percorso di formazione di un attore, di un'attrice? Cioè, tu ci hai detto appunto che bisogna studiare molto, bisogna crederci e ci vuole anche tanta umiltà. Però qual è il percorso proprio pratico che bisogna intraprendere per fare per fare il tuo lavoro, per fare questo lavoro? E soprattutto, cosa ti Certo. senti di dire anche ai giovani che magari ci vogliono credere, non si vogliono arrendere? Perché bisogna crederci? Bisogna crederci perché bisogna anche abituarsi ai no. Quindi quando avviene una negazione, ad un provino, oppure quando si prova ad entrare in accademia, per esempio in Italia abbiamo il Centro Sperimentale o la Silvio D'Amico. E magari c'è una negativa e non bisogna mollare, bisogna continuare a crederci. E quindi i no per me sono stati molto formativi all'inizio della mia carriera, perché è lì che ho capito che nonostante quella negazione io volevo continuare a farlo. E poi una cosa fondamentale per il percorso, appunto, come dici tu, pratico, è di avere innanzitutto la fortuna di incontrare un coach, un acting coach, un insegnante, un maestro, come lo si vuole chiamare, in gamba, che ti capisca, perché fondamentalmente per fare questo lavoro bisogna conoscersi.
per poi approcciarsi in modo professionale e serio ad un personaggio. Comprendere quali sono le proprie debolezze, i propri sentimenti, il proprio vissuto, ciò che non si è vissuto attraverso la propria personalità e la conoscenza, arrivarci in qualche modo. Io ho fatto questo percorso con Gisella Burinato al CIAPA, che ha un metodo molto. Con me è stato molto proficuo di autoanalisi e un approccio al personaggio secondo questa via. E mi sono trovata benissimo e grazie a lei comunque ho compreso appieno il lavoro dell'attore. Poi grazie a Stefania De Santis, che è una casting director e un acting coach molto molto brava, ho trasportato tutto il lavoro di Gisella dietro la telecamera. In modo cinematografico, quindi come muoversi, come utilizzare quelle tecniche dietro la macchina da presa. Ed è lì poi che lei mi presentò a Pietro Marcello per il casting, perché stava curando il cast del film Martin Eden, e Pietro mi ha scelta. A proposito del tuo ruolo, hai interpretato Margherita in Martin Eden. E come è stato, cioè come ti sei preparata appunto poi a lavorare, a interpretare questo personaggio e soprattutto come è stato lavorare con Pietro Marcello? È stato un film pazzesco, veramente bellissimo. E poi anche per il tuo ruolo con Ficarra e Picone, insomma, come ti sei preparata? Che esperienza è stata? Certo. Raccontaci un po'. Allora, per quanto riguarda Martin Eden, io lessi il libro subito, in nemmeno 2 giorni, perché non l'avevo letto. E Margherita era un po' distante da me, un po' tanto distante inizialmente da me, però. Mi ricordava tantissimo la mia bisnonna e i suoi racconti. E io spesso, cioè, sono cresciuta con i miei, tra virgolette, antenati, con i miei nonni, ho avuto la fortuna di avere una bisnonna e ascoltavo tanto i racconti loro di com'era prima e quant'altro. E l'epoca, diciamo, che combaciava con il vissuto di mia nonna e donne del sud devote ai propri uomini, all'amore, che però anche qualora soffrissero lo facevano con dignità, sempre. E Margherita è una donna umile e che soffre per amore, però con dignità, appunto. E per lei l'obiettivo, appunto, è che comunque lui sia felice, comunque lui ritrovi sole, la sua luce anche lontano da lei, perché l'amore alla fine è questo, non è possessività. E quindi mi sono ispirata tanto a lei. Poi ovviamente sul set abbiamo fatto delle prove a Napoli. Sono stata a Napoli, è stata bellissima. La mia prima esperienza cinematografica a Napoli è stata divina, sia a livello culturale che a livello culinario, e assolutamente. E poi ecco, con Ficarra e Picone è stato un approccio diverso, ci trovavamo in Africa e mi viene da ridere perché è stata un'esperienza bellissima. Io ero la finta Madonna e ci sono tutte queste incomprensioni che rendono il tutto abbastanza comico, con una fotografia meravigliosa. E Poi il niente, fatto mi sono divertita che sia tanto alla andata in fine. Africa, cioè, anche questo è il bello E del il tuo lavoro. segreto, sì, è la felicità, soprattutto del mio lavoro, perché io vivo sempre con la valigia pronta. Quando torno da un viaggio, la prima cosa che faccio è svuotarla e pulirla, perché sono molto pignola in questo, pulirla, quindi disinfettarla da tutto quello che è stato e metterla dietro la porta, pronta per un prossimo viaggio. Quindi andare in diversi posti, sì, Africa, Napoli, Roma, eccetera, eccetera, e poi con Martina Eden c'è stata la presentazione anche a Parigi, insomma, amo tantissimo viaggiare, Denise ama tantissimo viaggiare e anche Denise attrice, lo amo.
E può farlo, che bello, questa è E una può delle cose più, farlo. una delle cose più belle appunto del tuo lavoro, è quando si ama questo lavoro e accettare con felicità anche la possibilità di partire e di stare continuamente lì a cambiare posto, a girare in Sì. posti che mai avresti immaginato, direi che non è niente Sì, male. anche perché vengo da un posto in cui un po' ti impone a mettere radici, in un certo senso. La Sicilia, per la sua cultura, che è meravigliosa, è una terra che ti risucchia. Però io dopo il liceo ho avuto l'effetto contrario. Avevo tanta Volevi. voglia di viaggiare, perché sono comunque sicula, ho dei valori che rimangono abbastanza solidi dentro di me, la famiglia e tutto. Il rispetto, l'amore, però ho anche un animo molto internazionale e questo credo che dipenda anche dal fatto che io sono stata concepita fuori dalla Sicilia, dico sempre miei, sono stata concepita a Ivrea e poi mia mamma è tornata in Sicilia e quindi non lo so, vabbè, questa è Vabbè, però sì, una cosa certo. così, però. E amo tantissimo viaggiare, quindi io, quando posso torno a casa, sto a casa, però di base sto a Roma e faccio sempre la valigia e viaggio E poi sempre. anche un'esperienza di vita che ti prepara per i tuoi personaggi, immagino, proprio perché tu ti cali anche sempre Sì, mi nelle piace piccole vivere. cose, no? La Sì, realtà mi che ti piace permette vivere poi. sempre emozioni diverse. Sì. Sì, e poi uno dei miei primi maestri, che è Saverio Diodato, mi disse: se vuoi fare questo lavoro, devi avere il coraggio di rischiare. E quindi queste parole mi rimbombavano nella mia mente e ogni volta penso, devo fare cioè devo rischiare, voglio rischiare tutto. E quindi ho vissuto anche per un periodo in Francia, in Bretagna. Poi appunto in Spagna, poi tornando sempre a Roma, facendo un salto in Sicilia a dare un bacio alla mia famiglia e poi tornare. Quindi amo questo mio essere. Ritornando alla recitazione, che abbiamo vista quindi al cinema, in televisione, poi dopo parleremo di questa cosa, e anche al teatro. E quindi volevo sapere che differenza c'è tra un tipo di recitazione teatrale, perché comunque credo sia diversa, poi tu mi dirai se mi sbaglio. Comunque un tipo di recitazione teatrale e un tipo di recitazione fatta per la TV e poi per il cinema. Allora, ci sono vari. Questa è una domanda che molte persone fanno e si chiedono, una di quelle domande, no? Come fate a vivere voi attori quando non lavorate? Però, allora, per quanto riguarda la differenza, a volte è sicuramente tecnica, perché se devi esprimere qualcosa a teatro, lo devi fare anche. Devi accentuarla con il corpo in modo che arrivi alla platea. Al cinema invece devi ingoiare tutto questo ed esprimerlo con gli occhi o comunque in modo anche ridotto. E, per quanto riguarda l'emozione dal vivo, poi viene, che c'è a teatro, viene restituita al cinema quando guardi il lavoro finito o mentre sei in scena, perché c'è una collaborazione totale di tutti gli operatori di tutti i settori. Quindi in quel momento è come se lo facessi anche per loro che stanno lavorando insieme a te e che comunque assistono in modo silenzioso e professionale, e quindi è come se lo facessi insieme a loro. E per quanto riguarda le TV, i tempi magari sono un pochettino più rapidi, perché ci sono tempi più stretti, ovviamente, nelle serie televisive. Però l'emozione comunque La è stessa. uguale quando fai questo lavoro, prendi per mano il tuo personaggio e è un po' come quando ami una persona, siamo sempre lì. Oggi l'intervista è basata sull'amore, a quanto sto capendo, però mi viene da dire che è come quando dici dove andiamo, che facciamo?
beh, basta che siamo insieme perché ci amiamo e quindi possiamo essere anche in capo al mondo, comunque ci amiamo, stiamo bene, dunque dove si è non importa, sotto questo punto di vista. Denise, quindi parlando appunto della TV, della recitazione televisiva, possiamo finalmente parlare del ruolo che tu hai interpretato in una serie di successo. Ti abbiamo vista in questa serie molto bella, Viola come il mare, targata Canale 5, quindi Sì. davvero un'esperienza anche questa sicuramente incredibile. Quindi parla tu, io non ti faccio una domanda specifica, vorrei che tu ci raccontassi questa esperienza. Questa esperienza è stata emozionante perché ho avuto di nuovo l'onore di lavorare a Palermo, casa mia, e quindi di ritrovarmi anche a Mondello e in uno scenario meraviglioso. E per la prima volta ho fatto un bagno a mare, ripresa e anche molto terrorizzata da questo. E mi sono trovata con dei professionisti accanto ed è stato molto bello, anche con il regista mi sono trovata benissimo e, con gli attori e da qui è nato un capitolo della mia vita molto emozionante perché ho conosciuto delle persone meravigliose con le quali tuttora ci frequentiamo e ci vogliamo tantissimo bene. E spero l'abbiate vista, spero vi sia piaciuta, spero vi sia piaciuto anche il mio lavoro, insomma. Assolutamente sì, tra l'altro appunto è stata una serie di successo e non è retorica, ha fatto degli ascolti pazzeschi e Sì, questo è quindi verissimo. direi Questo è verissimo, che per me è stato un onore farne parte di questa famiglia in un certo senso e è anche il mio personaggio, ho amato tantissimo. E, insomma, tutte le donne che sto interpretando le amo sempre, anche se non dovessi farlo, non è così, perché una delle cose importantissime che mi hanno insegnato è di non giudicare mai i personaggi, altrimenti non riesci mai ad avvicinarti. Ma il giudizio proprio è la prima cosa da eliminare. E io consiglierei di farlo anche nella vita. assolutamente sì, assolutamente sì. Denise, cosa ti auguri per il futuro del cinema italiano, quindi in generale, e poi anche per il tuo futuro? Allora, per il futuro del cinema italiano mi auguro, questa è una cosa che ultimamente sta un po' più. E beh, che molti talenti di registi e anche di attori nuovi possano avere la possibilità di esprimere la loro arte, quindi lavorando e quindi affinché le produzioni possano accettare dei nuovi progetti di nuovi talenti e nuove proposte e che ci fossero più registe donne, non so perché, però ho avuto un periodo in cui andavo d'accordo solo con gli uomini e adesso ho questo innamoramento con il genere femminile da un po' di tempo. E, per me spero di interpretare sempre più personaggi interessanti e delle sfide, ecco, delle sfide più ardue Che poi sono da quelle che ti fanno affrontare. sempre, cioè ti fanno maturare e ti fanno Sì, fare sempre ti quel fanno passo in crescere. più, indipendentemente dalla professionalità che ci metti sempre, però anche dal punto di vista personale, la crescita sta anche in quello. Sì, perché poi alla fine, anche quando nel tuo tempo libero tu ti alleni, studi Sì. e quant'altro, in realtà lo si fa veramente anche, è una sfida. Da quando sei sul set, tu studi, ti alleni, quando sei accanto a dei professionisti molto bravi, attingi. Stare sul set è il vero segreto. Più Impari. stai sul set, più puoi ciucciare, Sì. Denise, grazie imparare, sì. mille per essere stata Grazie qui con noi, a te, davvero. Imma. E in bocca al lupo per tutto. Viva il lupo. E Ciao, Imma, grazie. grazie soprattutto a tutti voi per averci seguito. E mi raccomando, se non avete visto i film in cui Denise Sardisco è stata protagonista, andateli a recuperare. Grazie mille a tutti. Ciao.